di ritorno da Grosseto, due campioni, uno da Calatafimi Segesta e un altro da Alcamo. Abbiamo qui con noi nome e cognome. Francesco Danna e Fabio Filippi. Allora, Fabio Filippi, Francesco Danna, di ritorno, come dicevo poc'anzi, da Grosseto, dove avete ottenuto un importantissimo risultato. Avete partecipato, ecco, cominciamo da te, avete partecipato ad un torneo assoluto di atletica leggera. Tu hai partecipato a quali gare? I campionati italiani assoluti di atletica leggera, come si sono svolti a Grosseto domenica scorsa, 12 maggio. È andato abbastanza bene, ho fatto degli ottimi risultati, delle belle misure, soprattutto nel peso mi sono migliorato abbastanza. Tu sei specializzato nel lancio del peso? Nel peso, sì. Lancio giavellotto e lancio del disco. Benissimo, complimenti intanto, questo è un campionato assoluto esclusivamente riservato a atleti diversamente abili, teniamo a sottolineare diversamente abili perché effettivamente c'è una forza innata che si sprigiona al di là poi delle condizioni fisiche, i risultati arrivano. Insomma, tu da quanto tempo ti alleni? Da 5 anni che pratico questo tipo di sport. Da 5 anni e vieni qui allo stadio di Alcamo? Sì, sempre? Ci sono delle belle giornate, proviamo i lanci qui allo stadio e poi per il invernale ci alleniamo in palestra. Quindi in definitiva, che risultati hai ottenuto anche a livello di tempi? Diciamo, quest'anno anche mi sono migliorato nel giavellotto facendo un nuovo record italiano di 13,15 m. E poi col disco sono per ora stabile. E invece mi sono migliorato, come ho detto poco fa, con il getto del peso. Ho fatto anche un personale di 6,14 m. Complimentissimi. Quindi adesso sei a riposo, ti stai già allenando? Mi alleno sempre. Vediamo qui, insomma, le testimonianze che effettivamente vi state allenando. Abbiamo anche qui uno strumento che consente appunto di misurare le distanze. Hai fatto qualche record oggi allenandoti? Oggi sto iniziando appena adesso. Siamo per iniziare. Insomma, una bellissima giornata. Altro da aggiungere, insomma, è stata un'esperienza tutto sommato positiva. Sì, vabbè, chiaramente positiva perché ha ottenuto un grandissimo risultato, ma a livello umano queste partecipazioni cosa ti lasciano? Diciamo, allo sport, oltre a questo, va bene alla salute. E poi prima, diciamo, neanche sapevo che esisteva questo tipo di sport, specialmente a tenere leggera riguardante per i disabili. Sono abbastanza soddisfatto che faccio questo tipo di sport. Benissimo. E con te intervistiamo l'altro protagonista, Fabio Filippi, alcamese doc, giusto? Fabio, un'esperienza questa a Grosseto che ti ha consentito di raggiungere anche tu un risultato importantissimo. Sì, ho fatto il primo posto nel lancio del disco e il secondo posto nel lancio del giavellotto. Complimenti, veramente. Adesso, ma questi risultati vi consentono di approdare a delle fasi successive? Livello sportivo? Per il momento no, però magari successivamente facendo più metri magari poi ci sono delle competizioni internazionali. Quindi già vi state allenando per partecipare a queste competizioni internazionali? Ancora no, però successivamente si spera che di arrivare a un punto più alto. Quanti atleti oltre a voi hanno partecipato a queste gare? E in tutta Italia erano 150 e 150 anche atleti internazionali stranieri. Dalla Sicilia o comunque dal Trapanese? No, c'erano atleti di Gela, Siracusa e Ragusa. Quindi è della zona tra Calatafimi soltanto no, voi eravate? Noi. Ho capito.
E queste sono delle gare che si svolgono annualmente, giusto? Sì, Sono signore. delle competizioni che si svolgono ogni anno e oltre a intervistare voi, abbiamo qui sicuramente delle persone che vi accompagnano e che possono testimoniarci questa avventura, ma anche il fatto che facendo parte di un'associazione, che l'associazione è denominata Polisportiva dilettantistica incontro Alcamo. lei Io è... sono il papà di Francesco che seguo tutte le volte, tutte le partenze, accompagnatore. Benissimo, il papà Come che volontariato, come papà di Francesco D'Anna sono. sì, Accompagno e a Fabio, Francesco, tutte le partenze regionali. Siamo stati a marzo a Ancona, l'indoor, campionato italiano sempre indoor. E l'accompagno sempre io. Adesso siamo tornati da Grosseto come accompagnatore sempre dai ragazzi diversamente altri. belle soddisfazioni, insomma. Bellissime soddisfazioni, sì. Sicuramente. Oltre a lei intervistiamo Salvo Coppola con la moglie e il signor... Il papà di Lorena. Il papà. Allora, abbiamo la signora Lorena, Salvo Coppola. Lorena come? Lorena Rosini? Rosini, Rosini, che è Lorena Rosini. la vicepresidente dell'associazione Incontro Alcamo, che è un'associazione Benissimo. che da 15 anni si occupa di portare i ragazzi a fare queste gare, seguirli negli allenamenti che facciamo 2 o 3 volte alla settimana. Salvo Coppola, che ruolo specifico riveste? Io sono, diciamo, un aiutante in campo della professoressa D'Angelo, che è la presidente e che oggi non è potuta essere qua. Ed oltre che a supportare mia moglie quando ancora faceva le gare, adesso supporto i 2 ragazzi della nostra squadra A, diciamo, perché poi c'è una squadra B che si occupa di disabilità mentale e viene seguita direttamente dalla professoressa D'Angelo. Facciamo 2 o 3 allenamenti settimanali o in palestra quando d'inverno oppure quando il tempo non permette di fare gli allenamenti qua sullo stadio. I ragazzi fanno il settore lancio, quindi getto del peso, lancio del disco e lancio del giavellotto e sono da qualche anno ormai Francesco da 5, Fabio da qualcuno in più, anche sott'occhio da parte della nazionale italiana, quindi si spera che piano piano riescano ad arrivare a quelle misure che gli può consentire di fare anche delle gare internazionali. Quest'anno hanno avuto questo ottimo risultato, hanno portato 5 medaglie a casa e si sono anche notevolmente migliorati, quindi si spera che possano proseguire abbastanza bene su questa strada. Tra l'altro, in questo impianto polisportivo ad Alcamo trovate dei servizi tutto Sì, sommato. per fortuna l'impianto è abbastanza buono, anzi si spera che magari in futuro possiamo organizzare, il comune ci permetta di organizzare delle gare qui Ecco perché l'impianto appunto, si presta c'è questa benissimo. possibilità, secondo voi Sì, state non cercando ci di sono coinvolgere grossi le problemi da istituzioni? parte del comune, i problemi sono quelli che si sa, oggi è un po' difficile per le squadre poter mettere in campo delle risorse per poter organizzare queste competizioni, ma qualche volta siamo riusciti anni fa ad organizzare un paio di campionati regionali, qualche meeting, quindi si spera di poter riuscire a farcela adesso che fra l'altro l'impianto si presta ancora meglio, visto che è stato sistemato abbastanza di recente. Benissimo, in bocca al lupo a tutti per Grazie. questa bella attività.